La prima domanda è di Pasquale, che dice: Salve, sono Pasquale, sono affetto da mieloma multiplo in remissione e sono in attesa di trapianto autologo. Premesso che sono arrivato al trapianto senza complicazioni, la mia domanda è: fatto il trapianto, che tempi di recupero ci vogliono per tornare alla normalità? E poi l'altra domanda è: dopo due autotrapianti di midollo, è possibile una recidiva? Le terapie saranno le stesse di quelle che hanno preceduto il primo percorso? Grazie mille a tutti, rivolgo in particolare un saluto affettuoso all'indimenticabile dottoressa Rago. Non sappiamo chi è. Chi la saluta, dottoressa? Allora, per rispondere a Pasquale, dico che diciamo i 3 mesi successivi, i primi 100 giorni dopo il trapianto sono diciamo un periodo in cui il paziente viene sottoposto a tante indagini, a delle analisi, chiaramente il ricovero del trapianto, il ricovero lungo. E che diciamo in cui può fare delle trasfusioni di sangue, di piastrine, però il recupero quindi avviene più lento, più veloce in base ai farmaci utilizzati, in base alla tollerabilità, e a 100 giorni, quindi a 3 mesi, si fa poi una rivalutazione che noi facciamo appunto per dire che tipo di risposta ha avuto. Quindi sicuramente dopo un periodo un po' più difficile ritornerà ad avere una buona qualità di vita. Per rispondere invece alla seconda domanda, dico che se ci dovesse essere una recidiva, abbiamo visto che il mieloma è una malattia cronica e purtroppo nella sua storia c'è il fatto che è una malattia che può tornare. Dico che nella recidiva si utilizzano farmaci diversi da quelli utilizzati nella prima linea e che i farmaci attualmente utilizzati sicuramente sono efficaci. Ci sono tante triplette che oggi utilizziamo, gli anticorpi monoclonali, e che sicuramente non c'erano qualche anno fa quando sono stati fatti i due trapianti precedenti.